Le ciclocross fondamentalmente a vedersi sembra una bici da strada, però ovviamente ci sono delle grandi differenze. Innanzitutto il carbonio è un carbonio diverso perché deve essere un carbonio più resistente e deve essere più resistente a tutte le sollecitazioni in corsa. La geometria è completamente diversa e anche gli ingombri, perché comunque gli ingombri di una bici di ciclocross devono essere più larghi perché devono permettere di avere la possibilità di montare dei tubolari che oggi comunque per regolamento UCI devono arrivare fino al 33 di sezione. Diciamo che oggi una ciclocross è molto simile a una gravel, solo dove la gravel ci sono praticamente ingombri ancora più larghi perché vai a montare coperture fino a un 40, 42 o addirittura adesso un 47. A livello di montaggio una bici da ciclocross è uguale identica a una bici da strada, cioè utilizziamo sia le ruote che possono andare bene sia su strada che ciclocross, come in questo caso noi usiamo le Ursus TS37, quindi sono ruote in carbonio tubolari che si usano tranquillamente nel discorso corsa. Attacco, curva e reggisella sono esattamente gli stessi che si usano nella strada. Ad esempio nel gravel invece si usa comunque degli attacchi che magari hanno una illuminazione un po' più alta e un manubrio un po' più largo. La sella è identica e quindi diciamo che fondamentalmente le differenze si tratta su un discorso di ingombro del telaio, quindi il telaio in sé, e i tubolari, perché sono tubolari, in questo caso noi utilizziamo i Challenge, e poi sono magari i rapporti. Ovviamente per quanto riguarda monocorona non cambia niente perché abbiamo ingranaggi che vanno tra 40-42, chi lo fa anche 44, e il 38 per le categorie più giovanili, mentre per quanto riguarda le doppie non si usa assolutamente un 34-50, ma si usano il classico per categorie elite uomini e donne sono 36-46, per categorie più giovanili si può arrivare a usare un 44, un 34-44, un 32-42. Quindi diciamo che da un punto di vista di rapporti sicuramente lì c'è una scelta più specifica in base a quello che è il discorso della categoria fondamentalmente. Il rapporto dietro della cassetta invece si cerca di utilizzare rapporti sempre più agili, quindi difficilmente si usa un 11-28 quasi mai, ma un 11-30, ma fino ad arrivare anche un 11-32-11-34, mentre sul monocorona si va a usare anche fino a 42 in alcuni casi come una gravel, anche se 42 è troppo agile, quindi per un utente gravel va bene, per un utente ciclocross che comunque deve fare delle competizioni e quindi deve anche spingere, di solito si arriva fino a un 11.36. Per quanto riguarda la geometria, diciamo che oggi vi pariamo molto il gravel col ciclocross, perché comunque il gravel è un po' la conseguenza del ciclocross. Il ciclocross oggi è come una geometria racing, come se fosse una bici da corsa. La bici gravel è una bici da ciclocross ma con una geometria più endurance, come anche sul corsa abbiamo la geometria racing e la geometria endurance, perché comunque l'utente del gravel è un utente che deve andare comodamente in bici, quindi un po' più confortevole, mentre per quanto riguarda la ciclocross è proprio una bici da corsa, diciamo racing, però portata sul discorso di ciclocross. Quindi molti magari quando vedono la ciclocross è molto simile alla strada ed è vero, però con delle leggere differenze che per l'utente le vede, insomma, ecco, quindi...